Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati. A nome di tutte le associazioni partner del progetto Donne Leadership Chiave del Cambiamento vi do il benvenuto. Eh, questo seminario, appunto, è stato organizzato da, tutte, eh, da tutti i soggetti partner di questo progetto, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che ha proprio questo titolo, e che ha l'obiettivo eh, di favorire la partecipazione attiva e paritaria e condivisa tra uomini e donne, soprattutto nelle posizioni di responsabilità, nelle posizioni di vertice. E è stato un progetto lungo un anno e mezzo che ha visto diverse azioni e quindi diverse possibilità per tutti coloro che ci hanno seguito. Eh, sia formative che di divulgazione, ma anche proprio applicative eh, in quanto c'è una restituzione anche di linee guide per le imprese, per il monitoraggio dell'impatto delle politiche di genere e anche dei logbooks per la definizione di paradigmi e modello di leadership al femminile. Oltre a questo abbiamo dedicato attenzione a dei seminari eh, per l'acquisizione di competenze per la leadership inclusiva, nonché a incontri di dialogo critico. E, e confronto tra uomini eh, e donne. Quindi eh, formazione, elaborazione di strumenti applicativi, divulgazione eh, e perché no rete, sinergia e partecipazione. Questo è, è quello che abbiamo voluto tra i, varie, eh, tra i vari partner che li citiamo. L'ente promotore è il comune di Castenaso eh, con eh, Federmanager Bologna Ferrar Ravenna. E fondazione Hub del Territorio Emilia Romagna e Centro Studi Progetto Donne e Diversity eh, Management. Ecco, eh, tutti noi insieme, mh, e non ci siamo eh, limitati soltanto a questi partner, ma ne abbiamo coinvolti altri, oggi, eh, appunto, eh, ne conosceremo altri. Eh, abbiamo voluto portare all'attenzione un, un tema così importante, donne leadership, chiave del cambiamento. Di quale cambiamento? Di un cambiamento che permetta di rendere le nostre aziende, i nostri territori, le nostre amministrazioni pubbliche più sostenibili, eh, più eh, attente a, a quelli che sono i temi sulla diversità di genere e quindi di conseguenza eh, più attente a una qualità della vita e, e a una sensibilità superiore all'interno eh, dei contesti organizzati, all'interno del clima organizzativo, all'interno di quello che è poi un convivere. Nelle nostre, nelle nostre operazioni eh, quotidiane. E gli obiettivi specifici quindi di questo progetto, come dicevo, che è durato tantissimo, è stato proprio quello di promuovere conoscenza e consapevolezza sugli strumenti eh, e di che cosa significhi diversità e inclusione quindi nella pratica, come dicevo poc'anzi, quotidiana, quindi della qualità quotidiana del nostro vivere eh, nel lavoro e quindi di come gestirle sia da parte delle donne che da parte degli uomini. Eh, altro obiettivo è quello di promuovere modelli lavorativi femminili eh, basati sul principio di empowerment, di autostima e eh, di leadership e poi ancora promuovere misure per il benessere organizzativo nelle imprese valorizzando le diversità e in particolare le differenze di genere. Quindi è stata un'attività progettuale molto intensa e oggi eh, appunto, eh, vogliamo restituire eh, le nostre riflessioni in merito a questo percorso e, e anche cominciare a restituire una serie di informazioni che poi continueranno anche il prossimo anno in cui appunto eh, tutto questo capitale intangibile eh, che abbiamo creato in questa rete sia a disposizione di ulteriori reti all'interno eh, del nostro territorio, all'interno di tutti coloro che ci ascoltano. Bene, eh, senza ulteriori indugio eh, io passerei a ehm, volervi mostrare un piccolo trailer in realtà le interviste complete di ognuno delle nostre leader eh, sarà trasmesso il prossimo anno quando appunto ci dedicheremo un'attività di divulgazione eh, però un piccolo trainer per introdurre le nostre relatrici che ringraziamo fin da ora quello che io penso è che la diversità in un'azienda sia sempre un elemento Positivo. Quindi mh, mi verrebbe da dire che è questo il punto vero. Da questo punto di vista, io credo che sia estremamente che sia un valore aggiunto avere nell'organizzazione donne e uomini, come è un valore aggiunto avere altri tipi di diversità. Quindi io credo, credo fermamente in questo. Il fatto di dover scegliere tra essere una donna eh, che lavora e una donna che vuol far carriera, ecco che a questo punto eh, la collaborazione eh, tra tutti e con tutti diventa fondamentale. Ognuno di noi ha delle capacità diverse eh, sia per genere ma anche sia per eh, capacità personali. Bisogna saperle mettere insieme bisogna saperle potenziare. Comprendere le esigenze di una dipendente che vive la stessa la condizione di chi vuole rinunciare all'attività professionale ma altresì vuole mettere sua famiglia non è banale se il capo è una donna o se il capo è un uomo perché ancora ci sono con dei ritardi e delle responsabilità diciamo collettive a partire sicuramente dalla politica ma ci sono ancora non tanto dei pregiudizi, ma eh, pur, purtroppo ancora diciamo che l'ambiente non è favorevole. Sicuramente lo stile femminile è uno stile che spesso è più orientato al coraggio, perché magari ha meno modelli di riferimento ai quali in qualche modo corrispondere, è più abituata a trovarsi anche in situazioni magari dove la presenza di, dello stesso genere è meno forte, quindi ha meno punti di riferimento. E quindi può anche in qualche modo essere una voce fuori dal coro. A volte. Se metto insieme tutte queste caratteristiche delle donne, insieme a quelli che sono, diciamo così, eh, punti di forza magari più trattamente maschili, viene da dire che una giusta eh, combinazione di uomini e di donne porta a quella che è una valorizzazione in generale della, della set aziendale a tutti i livelli con anche la possibilità di raggiungere poi quelli che sono gli obiettivi aziendali. Il mondo maschile ha più una cultura del comando che della leadership e quindi è un rapporto di potere rispetto all'attività alla, all svolta, cioè la, lo sviluppo professionale è uno sviluppo di potere anche. Per le donne ovviamente lo è, non, non, non possiamo non, non riconoscerlo. Però il modo di raggiungere certi ruoli è proprio quello della leadership, intesa come capacità di essere effettivamente un referente, un coinvolgere le altre persone, eh, fare lavoro di squadra, ehm, cercare di condividere obiettivi e, e attività da svolgere. Ho lavorato tanto su me stessa per togliere maschere, per togliere... Ehm, Filtri che mi permettessero di far sì che la mia voce arrivi in maniera assolutamente diretta, andando a accendere fiammelle all'interno del cuore, dell'anima di chi ci ascolta o del cervello, non è importante, l'importante è che accenda fiammelle, emozioni, fiammelle, speranze, luci, che lascia andare eh, le negatività per eh, portare il pubblico verso un'energia eh, più sottile, più alta. Eccoci, eccoci tornati. Io voglio spendere due parole per ringraziare queste leader, manager, donne eh, che hanno voluto farsi intervistare. Abbiamo ovviamente un'intervista molto più lunga questi. Sono piccoli spoiler di quello che ci hanno detto, di quello che ci hanno insegnato. E proprio per questo io le ringrazio, e saranno, sono parte del progetto e il prossimo anno, appunto, eh, avremo modo di eh, lavorare su questi contenuti. E, ma adesso andiamo avanti, voglio annunciare il prossimo intervento: Roberta Mori, avvocata e consigliera regionale dell'Emilia Romagna. E con lei ancora il ringraziamento alla Regione Emilia Romagna che ha finanziato questo progetto permettendoci veramente un'ampia un rete e un'ampia possibilità di diffusione. Quindi grazie a Roberta Mori la parola. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, grazie molte per questo invito e grazie soprattutto ai partner che hanno promosso questo progetto molto interessante e credo che il mio compito... In questo avvio diciamo di, di percorso di questi lavori, sia quello di eh, in qualche modo motivare, innanzitutto, il perché eh, le politiche di genere di parità in Regione Emilia-Romagna siano diventate un elemento strutturale, un obiettivo così importante che viene nutrito da fondi consistenti, ma anche e soprattutto da azioni concrete, coinvolgimento orizzontale di tanti attori e attrici eh, della società civile e delle istituzioni con un unico obiettivo, un obiettivo molto ambizioso, ma che perseguiamo con una grande tenacia, ovvero la realizzazione della democrazia paritaria. Lo dico perché i nostri sforzi, gli, sfor gli sforzi di condividere i principi di uguaglianza e quindi di un'occupazione dello spazio pubblico paritario tra uomini e donne, è uno sforzo culturale, politico, istituzionale che deve eh, assolutamente abbracciare eh, la cultura che ci circonda. E rendere merito a questo obiettivo così importante, non soltanto perché sia una sfida, eh, diciamo, culturale di eh, un femminismo contemporaneo, lo è anche questo, ma soprattutto è, eh, diciamo, un obiettivo istituzionale e fondamentale dell'Unione Europea. Eh, lo voglio dire perché altrimenti si perderebbe il senso eh, e il rigore eh, di queste azioni, di queste progettualità che, con sforzo ma anche con grande convincimento mettiamo in atto, mettete in atto. Lo dico perché si parla della convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a Pechino fin dal 79, della conferenza mondiale sulle donne del 95, del trattato dell'Unione Europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che ha fondato, diciamo, le basi come dire, della nostra Europa, eh, la Carta dei diritti fondamentali fermata a Nizza nice nel 2000, la Convenzione del Consiglio d'Europa, la cosiddetta Convenzione di Istanbul eh, recepita dall'Italia nel 2013, l'obiettivo 5 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e ancora la strategia della Commissione europea per la parità di genere 2020-2025, la Convenzione OIL 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro tutte queste progettualità, queste iniziative, questi atti ci coinvolgono in modo proattivo, ciascuno per la propria parte, ciascuno per il proprio protagonismo, a eh, perseguire l'obiettivo della democrazia paritaria, di un'uguaglianza sostanziale. Ed ecco che eh, è molto importante, insomma, renderci conto di dove siamo, perché il rapporto sul eh, gender gap del 2022 del World Economic Forum ci dice che se non acceleriamo i processi e le azioni positive per promuovere l'uguaglianza di genere, ci metteremo ancora 132 anni per raggiungere la parità di genere, che è un periodo questo ulteriormente difficile perché è segnato da crisi pandemiche, da guerre. E quindi, come dire, è molto importante essere, eh, diciamo così, oltre che convinti, essere molto attrezzati, diciamo, sia culturalmente che a livello comp competenziale per eh, diciamo non soltanto le istituzioni ma soprattutto eh, il lavoro, eh, i soggetti produttivi, le aziende che formano il tessuto connettivo della nostra società. È chiaro che eh, l'empowerment femminile, la leadership femminile è un elemento fondamentale che noi perseguiamo e dobbiamo perseguire come rappresentanza nei processi decisionali con una determinazione e diciamo un'inesorabilità senza pari. Lo dico perché ancora il divario è molto grande, lo dico perché eh, il soffitto di cristallo, diciamo così, si sta incrinando ma ancora non è rotto, insomma, soprattutto per la maggior parte delle donne competenti che si approcciano ad un percorso di carriera, di realizzazione di sé in ogni ambito del lavoro e che ha bisogno di supporto. Eh, noi ci siamo convinti come regione Emilia Romagna, lo abbiamo perseguito fin eh, dall'approvazione della legge 6 del 2014, che la quantità e la qualità della rappresentanza paritaria nei processi decisionali, perdonatemi ho parlato di quantità e di qualità perché la quantità è fondamentale ma anche la qualità della formazione e della competenza sulle politiche di genere è fondamentale, si nutre anche di cambiamento, cambiamento per cosa, cambiamento per, per cambiamento come? Innanzitutto cambiare le regole del gioco, cambiare le regole del sistema. Lo dico perché nella storia le donne si sono emancipate quando le regole sono cambiate. Mentre per diciamo, il genere dominante che ha sostanzialmente forgiato l'organizzazione sociale eh, su di sé come dire, il cambiamento delle regole non è fondamentale, per noi è fondamentale. E quindi questo cambiamento di regole eh, può essere anche un cambiamento che necessita di inserimento, di introdurre no? correzioni paritarie, quote, dove le quote, attenzione, non negano la meritocrazia, non negano il merito, anzi lo esaltano. Lo esaltano perché non si può più sentire nel 2022 che a fronte di obiettivi importanti, di competenze necessarie per i consigli di amministrazione, piuttosto che per ruoli apicali, si dica che non ci sono donne competenti. Eh, non si può sentire perché non è vero, non si può sentire perché le statistiche tradico, tradu, tradiscono invece un sistema molto competenziale in carico alle donne eh, che sono le prime a laurearsi e sono eh, le prime a superare concorsi di ogni tipo. E allora l'empowerment femminile, che è un processo progressivo, multidimensionale, dove le donne o anche un gruppo di donne no, eh, contribuiscono ad acquisire anche un potere, sono in grado di fare scelte per se stesse e per gli altri nella sfera personale, sociale, politica ed economica in modo autonomo, autodeterminato. No? Ecco, che cos'è necessario per questo empowerment femminile? Cos'è necessario per, mh, come dire, eh, in qualche modo decostruire, ecco, eh, diciamo così, una organizzazione sociale un po' pesante, no? Che grava sulle donne fin dalla loro nascita. Beh, sicuramente identificare buone pratiche contro gli stereotipi di genere, perché il tema degli stereotipi è un tema impegnativo anche per le donne, no? Per la fiducia, per ricoprire eh, ruoli importanti. Ridurre il divario di genere nel mercato del lavoro, anche questo... Deve essere l'attenzione della politica, ma anche della parte sindacale, anche eh, diciamo degli imprenditori, delle imprenditrici, del mondo produttivo. Raggiungere la parità di partecipazione nei diversi settori economici, affrontare il divario retributivo, che eh, in Italia diciamo, è stato come dire, preso in carico da una legge approvata di recente, che noi dobbiamo tentare di attuare a tutti i livelli, anche quello regionale, per quello che è di nostra competenza. Così come anche raggiungere l'equilibrio di genere nel processo decisionale, conciliare i tempi di vita e di lavoro, però diciamo con un'accezione un po' più evoluta. Non basta conciliare, le donne non devono fare tutto insieme, sommando diciamo, ore e ore di impegno e eh, come dire andando in burnout. No, ci vuole condivisione, condivisione della responsabilità di cura, condivisione del potere, perché è corretto ed è giusto che eh, in qualche modo. Il ehm, diciamo così, la società e le potenzialità ecco, vengano liberate, e diciamo, da, e possano avvalersi di tutte le competenze in cui eh, diciamo le donne sono eh, buone testimoni. E quindi è chiaro che eh, diventa molto importante l'opera delle istituzioni, della politica. Questo è chiaro che, però, insomma, a livello europeo stanno facendo eh, delle cose perché il Parlamento europeo, noi abbiamo. Ha avuto nel corso degli anni un aumento significativo delle donne deputate. Tant'è che attualmente siamo al 40,4%, no? la percentuale più alta di sempre. È chiaro che noi andiamo a un 50-50, ma eh, come dire, questa è significativa. Così come la doppia preferenza di genere eh, nelle, mh, nelle regioni, ne mancano quattro all'appello. In particolare la regione Emilia Romagna, ha fatto sì che anche nel nostra, nella nostra assemblea regionale siamo al 40%. Quindi le regole contano, le regole del gioco contano. E contano anche come dire, gli impegni, eh, come dire, mh, anche tecnicamente assunti eh, per, ad esempio, eh, la presenza nei consigli di amministrazione. Lo dico perché. Finalmente il 17 ottobre del 2022 il Consiglio europeo ha adottato il testo finale, no, della direttiva sull'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate nell'Unione Europea e quindi diciamo l'impegno dell'Italia è supportato da una normativa europea che diventerà ovviamente più stringente perché dovrà essere ricepita dalle legislazioni nazionali entro il 2026, che prevede il 40% dei posti di amministratore non esecutivo o il 33% di tutti i posti di amministratore nelle società quotate, eh, diciamo così, eh, eh, che devono essere occupati questi, questi posti da membri del sesso sottorappresentato, del genere sottorappresentato. Quindi, diciamo, rafforzandosi la normativa, noi ovviamente prefiguriamo anche un miglioramento eh, diciamo delle, delle performance no, in termini di sostegno. E saremo però, come dire, mh, saremo però, mh, così, non, non attenti se non dicessimo che eh, questi miglioramenti dal punto di vista normativo, dal punto di vista europeo, dal punto di vista nazionale devono essere accompagnati da azioni di sistema che noi ritroviamo a livello istituzionale nel mainstreaming di genere e nel gender budgeting, nel senso che con il bilancio di genere che noi cercheremo di far adottare anche gli enti locali ehm, cercheremo di ehm, individuare le poste di bilancio che maggiormente sostengono eh, la democrazia paritaria e valutarne anche l'impatto. In questo senso devo dire che è stato molto interessante eh, diciamo, la, la recente trasferta che eh, ho fatto mh, diciamo così, a Madrid per un progetto eh, mh, eh, finanziato dalla Commissione europea eh, che ha come obiettivo quello di eh, formare eh, gli enti locali in particolare e quindi formare anche diciamo, coloro che eh, in qualche modo strutturano le politiche, le azioni, quelle più di prossimità anche nei confronti eh, diciamo del tessuto produttivo per fare in modo che effettivamente eh, come dire, la disseminazione culturale e la consapevolezza rispetto agli strumenti sia un appannaggio diciamo, sia delle istituzioni legislative ma anche di quelle assolutamente attuative e operative. Lo dico perché in questo contesto in cui tanti erano i partner, la Spagna, la Francia, la Grecia, Malta e altri partner europei, diciamo compresa la rete delle università europee, quello che si è valutato molto significativo è che si comincia a parlare di valutazione dell'impatto di genere nelle leggi, di valutazione dell'impatto di genere nelle azioni, perché non sempre azioni, leggi, soluzioni. E portano poi gli effetti desiderati eh, e in qualche modo rimuovono le barriere nell'attuazione dell'uguaglianza di genere. E in regioni in particolare abbiamo recentissimamente introdotto, primi in Italia e anche in Europa eh, a questo livello, la valutazione dell'impatto di genere ex ante nelle leggi regionali che significa diciamo, una scheda di esamine, eh, di analisi eh, diciamo, dei processi di impatto ancora prima che la legge venga approvata e che quindi ci dovrebbe aiutare eh, come dire, a mh, rafforzare gli strumenti di previsione eh, per agire con quella prevenzione come dire, delle, ehm, delle discriminazioni che spesso sono, eh, diciamo nascoste e eh, un po' eh, sottotraccia che invece noi vogliamo assolutamente eh, mettere in chiaro eh, lo dico perché me ne assumo anche come dire dal punto di vista istituzionale insomma il, ehm, diciamo anche il senso e la responsabilità nel senso che noi mh, la società la contemporaneità ci chiede eh, assolutamente innovazione ci chiede di eh, seguire non inseguire i processi, ci si chiede di condurli, non subirli, e quindi noi dobbiamo in ogni ambito essere eh, come dire, assolutamente eh, adeguati. E crediamo quindi che anche dal punto di vista istituzionale eh, questo processo debba essere un processo importante. Noi lo facciamo attraverso i bandi, attraverso in qualche modo la possibilità di finanziare azioni importanti, di, ehm, sia diciamo istituzionali ma appunto che coinvolgono tutti i partner e soprattutto di verificarne e misurare i risultati. Eh, ci renderemo promotori e promotrici in Regione Emilia-Romagna anche della legge eh, regionale per il terzo settore che coinvolgerà molti soggetti e cercherà di semplificare in qualche modo il rapporto tra pubblica amministrazione e soggetti eh, partner della pubblica amministrazione attraverso quella che noi chiamiamo amministrazione condivisa. Lo dico perché tutti coloro che nel terzo settore, diciamo così, mh, eh, si troveranno e si trovano a collaborare in modo continuativo, permanente con eh, la regione, potranno farlo, noi confidiamo, in modo ancora più eh, semplificato, in modo ancora più efficace. Quindi sostanzialmente la leadership va eh, nutrita, alimentata con... Anche con, con donne esemplari, e quando dico esemplari, dico che nel loro piccolo, nel loro grande, possano dare l'esempio di un impegno che in qualche modo riguarda noi, ciascuna di noi, ma riguarda anche tutte e quindi con un pizzico di responsabilità in più, sempre perché insomma, sono convinta ecco, dell'idea che. Eh, diciamo la rappresentazione di queste politiche, di queste azioni di, quei, di questi splendidi progetti di empowerment, di rafforzamento diciamo e anche di emersione delle criticità no? che eh, mi, mi piace molto il tema del dialogo critico uomini e donne perché l'alleanza con gli uomini di buona volontà è fondamentale per procedere nel cambiamento in modo più spedito e più veloce, ecco per tutto questo credo eh, davvero che sia nostro compito dare anche voce a chi voce non ce l'ha e quindi, come dire, eh, risottolineando l'importanza di questo progetto, risottolineando anche gli strumenti molto operativi che sono messi in campo con i progetti che in qualche modo eh, come dire, sono stati accennati nell'introduzione e descritti e che eh, ci aiutano molto come regione io non solo vi auguro, come dire, buon lavoro e, e ancora buona continuazione di tanti altri progetti, ma soprattutto, come dire, di evidenziarli insieme perché eh, da un percorso ne possono nascere tantissimi come dall'esperienza della Regione Emilia Romagna portata a Madrid e quindi all'Europa, insomma, eh, abbiamo avuto riscontro di tante altre iniziative che sul nostro esempio piccolo e, e molto umile che abbiamo consegnato può, possono nascere. Quindi davvero grazie molte e spero con questo eh, contributo di aver tracciato, sebbene molto sommariamente, alcune linee di pensiero che sono anche impegni e responsabilità che ogni giorno noi cerchiamo di svolgere al meglio. Grazie davvero. Grazie, grazie a te Roberta Mori, avvocata e consigliera della Regione Emilia-Romagna, ci hai dato degli spunti veramente eh, importanti e iniezioni di, di fiducia corroboranti la nostra azione, perché effettivamente occuparsi di questi temi eh, non è sempre facile per tanti motivi insomma, che tutti sappiamo. Quindi questo rafforzamento sicuramente è molto molto importante per noi. Noi continueremo, eh, quindi questo progetto della regione Emilia Romagna eh, continua perché abbiamo una divulgazione di tutto quello che abbiamo fatto che è molto molto importante perché sono stati prodotti degli strumenti che dobbiamo assolutamente condividere. Eh, tutto capitale intangibile, come dicevo all'inizio, che eh, deve essere a disposizione di tutti, come del resto la Regione Emilia Romagna, finanziando il progetto vuole. Eh, e quindi andremo avanti ehm, e quindi passerei la parola a, ehm, quindi grazie ovviamente ancora Roberta Mori, passerei la parola a Roberta Bortolucci, 100 studi, progetto donne e diversity management, una leadership femminile per il cambiamento. Roberta, punto di riferimento per noi, importantissimo per questo progetto e per tutte le cose che, che stiamo facendo. Roberta, un ringraziamento da parte di tutti i partner eh, per il tuo impegno su questo argomento e questo progetto. Grazie mille, grazie Sara, buongiorno a tutte e a tutti. Eh, io ho scelto come, come intervento di oggi di concentrarmi su una criticità. Eh, che riscontro spesso nella mia professione di coach ed è eh, riuscire a la capacità di saper leggere il contesto eh, in cui ti trovi sul lavoro e la conseguente modalità di comunicare delle donne sul lavoro. Allora, al di fuori delle competenze tecniche, la maniera in cui noi riusciamo... A far capire agli altri i nostri pensieri, le nostre opinioni, far riconoscere la nostra assertività e la nostra competenza dipende fortemente dalla maniera in cui comunichiamo. Possiamo dire che la modalità comunicativa è nella leadership una delle chiave del successo di una leadership. Allora, come si comunica? C'è una comunicazione specifica per il management oppure la comunicazione è un processo? una moltitudine di variabili per cui richiede soprattutto una grande flessibilità della maniera in cui io comunico. La capacità di leggere il contesto che è il binario che mi consente di non deragliare da una comunicazione errata. L'azienda in sé è una sorta di forma eh, sociale eh, anche se in maniera un po' figurata, se volete, è divisa in classi. Gli operai, gli impiegati, i responsabili, i dirigenti e i CDA. E ogni classe ha i suoi riti, la sua cultura, la sua maniera di comunicare, i suoi percorsi per passare da una classe all'altra. Allora, dando per scontato le competenze tecniche, lo dico questa volta e non lo dico più, le diamo per scontate, che ogni ruolo deve avere è la capacità di leggere lo stadio in cui eh, a cui si appartiene, le sue regole non dette, la sua cultura eh, esistente che ci permette di essere più incisivi nella nostra comunicazione, ma soprattutto che ci permette di integrarci e farci accettare maggiormente dal gruppo presente. E volendo parlare di una comunicazione di leadership al femminile, tratterò due opposti, eh, li tratterò nella loro versione negativa, eh, che sono tacere e parlare. Fanno parte della comunicazione, ma io ve li, tratt li tratterò eh, nella maniera in cui non vanno usati. Allora, iniziamo dal tacere. Il tacere. Il fare un passo indietro, non dire esattamente quello che si pensa, è una caratteristica di donne che, pur avendo una buona autostima e una buona capacità tecnica operativa, è quello che gli ha permesso di salire una scala gerarchica, diciamo, non hanno sviluppato in egual maniera l'empowerment. Se l'autostima rivolta verso di noi, quello che noi pensiamo, eh, l'empowerment è la maniera in cui riusciamo a far vedere agli altri quanto valiamo. E ci sono situazioni in cui un basso grado di empowerment ci mette veramente in difficoltà. Qualche esempio: quando dobbiamo difendere con fermezza le nostre posizioni, oppure esprimere valutazioni in assenza di informazioni complete ancora ci troviamo in contesti ag aggressivi eh, con la presenza di persone che rivestono posizioni più elevate della nostra in questi contesti se si ha un basso empowerment non si rischia non ci si sbilancia eh, si arretra di fronte a una leadership di colleghi più forti soprattutto se si ritiene di non conoscere alla perfezione, e le donne vogliono sapere tutto alla perfezione prima di intervenire, tutti gli elementi oggetti di un discorso. Ci si rende invisibili. Allora, essere visibili non vuol dire solo essere viste, eh, vuol dire essere considerate nella nostra personalità, nelle nostre competenze. Vuol dire che gli altri riconoscono la nostra esistenza, la nostra presenza e ne prendono atto. A volte il tacere è una sorta di autocensura dovuta alla sindrome dell'impostore, eh, che ne abbiamo parlato varie volte della sindrome, quindi non mi dilungo più di tanto. Certamente le donne con la sindrome dell'impostore tendono a considerare qualsiasi idea migliore della propria, eh, persino il modo in cui, si, ehm, in cui si esprimono i colleghi a loro sembra più professionale di quella che fanno loro. Quindi meglio non dire piuttosto che dire qualcosa di sbagliato. Un'altra motivazione, oltre alla sindrome del, dell'impostore, è che spesso gli uomini non hanno alcuna intenzione di rendere più facile eh, la vita nella carriera delle donne. Allora le donne eh, volano basso anche per evitare delle situazioni conflittuali. Eh, in, paura, in maniera particolare hanno paura di rivelarsi ehm, e di dover ribattere al conflitto con l'aggressività, rovinando così delle relazioni interpersonali sempre molto importanti per noi. Spesso sento dire dalle donne se fai una cosa bene con coscienza e competenza, saranno gli altri a premiarti. Purtroppo nella realtà aziendale non è sempre così, è piuttosto vero il contrario. Se hai requisiti per rivendicare attenzione, prestigio e riconoscimenti e non li chiedi, tendi a essere considerata poco ambiziosa e quindi poca incline o adatta al comando. E quando, intendo, eh, quando uso il termine rivendicare, non intendo sbattere i pugni sul tavolo, ma intendo saper rendere visibili i propri successi, la propria capacità di negoziazione l'attenzione alla soluzione e non ai problemi. E tutto questo passa non solo attraverso i prodotti o i servizi che voi eh, trovate, ma anche attraverso le cose che dite, la maniera in cui raccontate agli altri ogni giorno chi siete. E qui la capacità di leggere il contesto diventa importantissima, perché che cosa riguarda? Riguarda le persone con cui sei, il ruolo che hanno il motivo per cui state parlando insieme in quel momento, il luogo in cui accade, in ufficio, in corridoio, eccetera. E questo ci porta ad avere una comunicazione di un tipo invece che di un altro. Ad esempio, è buona norma, ma anche questa volta non scritta, quindi saper leggere il contesto, nelle aziende trasformare ogni occasione informale, davanti a una macchinetta del caffè, alla mensa, nei corridoi scambiarsi opinioni su temi importanti. Gli incontri casuali rappresentano spesso un'occasione per saggiare l'assertività e la competenza dei nuovi manager. E le donne davanti al caffè o nei corridoi in realtà sono bravissime ad assumere informazioni dai loro colleghi, da chi hanno davanti. Ma la domanda che io faccio è un'altra. E tu, strategicamente, che informazione hai deciso di dare in quel momento? Cosa hai passato di te e della tua competenza? Come hai raccontato la tua leadership? Perché, vedete, l'ascolto è una competenza fantastica. Ma saper comunicare è ancora più potente. Perché è vero che per comunicare abbiamo bisogno di ascoltare. Questo è vero ma è anche vero che l'ascolto da solo non produce automaticamente una buona comunicazione. Allora, vi avevo detto che erano due grandi temi, no? Quando uno tace e quando uno usa la parola. Usa troppo la parola o la usa in una modalità non efficace. A volte le donne quando sono in disaccordo con qualcuno faticano a controllare il proprio disappunto, sia nei confronti qui dei colleghi o dei vertici, a volte rasentando quasi l'aggressività. La classica frase che mi riportano durante il coaching è è inutile, tanto mi si legge in faccia cosa penso, se non sono d'accordo si vede, tanto vale che io dica quello che penso. C'è la convinzione di fondo che a volte essere un po' polemiche, un po' provocatrici sia un valore che coincide con la trasparenza e con la lealtà. Spesso noi donne, quando riteniamo di avere ragione, allora dobbiamo affermare le nostre ragioni, per forza dirle, essere quasi nella convinzione che siccome siamo nel giusto, che siccome sappiamo di che cosa stiamo parlando, questo ci permette di dire tutto. Allora... Franchezza e sincerità sono sinonimi di comportamenti diretti, trasparenti. Eh, potremmo collegarle a caratteristiche come autenticità, lealtà, onestà. Se invece andiamo a prendere l'opposto di franchezza, potremmo dire che la parola giusta è ambiguità e le sfumature che possiamo collegare a questa parola sono falsità, ipocrisia. Occorre stare attente a non cadere nella trappola che l'idea di essere schiette, dirette, trasparenti ci possa portare a costruire un'immagine positiva di noi stesse all'interno dell'impresa. Non è sempre vero che agire in questo modo sia un pregio, una virtù, una qualità apprezzabile, utile e vantaggiosa, sia per noi che per gli altri. Naturalmente non è vero neanche l'opposto, no? che bisogna sempre eh, non essere eh, sincere, ma è importante saper riconoscere con chi e in quali circostanze può essere salutare esprimersi senza filtri. E quando invece ricordare che sapersi contenere è una capacità fondamentale e che non ci rende necessariamente ipocriti. Essere schiette, dirette, trasparenti non ci esime da utilizzare una buona dose di tatto, di diplomazia. E, e in particolare ci sono eh, frasi, modi di comunicare che in riunioni di lavoro non vanno usate, perché è una modalità che può essere accettata tu per tu, io direttamente con te, il tuo ufficio, all'interno di un contesto. Non può essere accettata nel momento in cui tu sei in presenza di altre persone, per esempio in una riunione. E guardate che saper eh, rispettare quella che si chiama la faccia sociale dei presenti in una riunione è un'abilità che è sempre più apprezzata nelle organizzazioni, dove a volte nelle riunioni si vedono scambi di ehm, offese mh, nelle parole o di frasi inadeguate che Rendono poi difficile la, il sostegno del proprio ruolo. Occorre anche stare attente, come donne, di non cadere nello stereotipo di quelle che vengono chiamate donne di scontro o anche maestrine. Io ho trovato questi due termini nelle aziende. Eh, sono quelle che in azienda non fanno nulla per evitare a, mh, di accendere una discussione, soprattutto sui temi di cui loro sono molto ferrate. Sembrano quasi a volte provocare. Colleghi e collaboratori con il loro sapere, con la loro tecnicità, con il loro perfezionismo. Se dovessi mettere un titolo a questa modalità comunicativa direi io. Allora, lasciare la tecnicità, il proprio perfezionismo chiuso nel cassetto della chivania, ci permette di percepire al meglio quali sono le emozioni. I poteri in campo, gli obiettivi delle persone presenti in una riunione. E tutto questo ci servirà per capire come, e parliamo di toni e parliamo di contenuti, far passare le nostre idee meglio al prossimo incontro. Ecco, in questo caso tacere sì che diventa una competenza, e l'ascolto diventa importante. La durezza, soprattutto in ambito aziendale. E infatti, oggi tollerata sei di un uomo, ma ancora mal vista sei di una donna. Le ricerche sui desiderata dei dipendenti rispetto alla caratteristica di un leader, nelle donne rimane l'ascolto e l'empatia. Quindi questo è l'immaginario che hanno i dipendenti di un leader donna. Si trovano davanti a un leader donna, mentre verso un leader uomo c'è più l'idea che mi aspetto un comando e una fermezza. Voglio terminare questa lunga chiacchierata con un'altra caratteristica di una comunicazione non efficace, una, una loquacità scusate, eccessiva. Che tipo di comunicazione è? Una comunicazione che, non guarda, che guarda a sé, non guarda il contesto. Quindi tiene conto di che cosa? Dei propri bisogni comunicativi del momento. È un'ansia comunicativa, senza analizzare e modulare la propria comunicazione rispetto a dove si trova. Se ci prende l'ansia, se abbiamo paura di sbagliare o di dimenticare qualcosa, o che i colleghi possano cogliere una lacuna sul tema che stiamo trattando, è una lacuna, guardate, c'è sempre perché non... Tutti noi non sappiamo tutto. Ecco che però, per salvaguardarci da questa, virgolette, brutta figura, diventiamo un fiume in piena. Ci morde la necessità di sapere tutto, di dire tutto. L'ansia da prestazione nasce dal timore di non essere all'altezza del compito. E eh, invece bisogna imparare il dono della sintesi. L'interlocutore. All'interlocutore devo offrire solo i punti essenziali di una questione. Poi i dettagli se mi li chiedono glieli dirò, ma non cerchiamo di riempire il silenzio con troppe parole. Per terminare molto semplicemente, vi dico che anche comunicare richiede strategia. Attenzione a non identificare il comunicare con il parlare, perché sono due. Posizioni differenti. Grazie. Non ti sento. Ecco, grazie, grazie, Roberta. Come sempre, ci dai sempre. Degli input, magari di cose che sapevamo già, ma come le dici tu e ce le riporti, sono sempre, è sempre bello riascoltarti, insomma, e ascoltare queste cose. Devo dire la verità che ho riconosciuto diverse cose, diversi episodi mie o di amici, eccetera, eccetera. Manco a farla apposta proprio ieri ne parlavo con uh, un'importantissima manager, cioè il fatto che la capacità delle donne di stare all'interno di alcune regole. Che sono, che sono regole forse non scritte, ma che ti permettono di affrontare certi contesti eh, complessi, come può essere un consiglio di amministrazione, può essere una rete, un'associazione, eccetera. Secondo me è una cosa veramente molto importante e quindi benvenga a ricordarlo. Bene, ascoltiamo un'altra voce, Roberta. E grazie, grazie. Ascoltiamo un'altra voce importante, Cristina Mezzanotte, presidente di Manager Italia Emilia Romagna. Più donne CDA, perché sì? No? Quindi eh, Cristina, ben arrivata. Buongiorno Sara, buongiorno a tutti. Sono anche la, la donna col quale ieri c'è stato questo scambio che, e, <ride> e quindi eh, prendo l'assist da questo. Per dire che il, eh, il mio atteggiamento, ascoltando anche quello attentamente quello di cui ha parlato Roberta, è sempre quello di cercare di comunicare, cercare di stare zitti abbastanza, anche se sarei una chiacchierona, però ho imparato a parlare di meno e a mettere la palla nel campo degli altri per cercare di capire meglio co cosa mi stanno dicendo, come. Come mi arriva il messaggio? Cioè non, eh, mi prendo tempo, non, non reagisco e, e devo dire che questo l'ho imparato perché eh, in azienda è meglio fare così. E allora parto, parto da, dal grande inciampo che ho fatto nella mia azienda quando sono stata assunta nell'ultima posizione come direttore generale. Il, eh, eh, e poi è arrivato il mio capo, che era l'amministratore delegato della società. Il, il Le Danter mi disse: eh, stai attenta perché eh, quando parli con lui devi mettere il tuo cervello a valzer lento. Quindi, voleva dire che questo signore che era sopra di me aveva una modalità comunicativa diversa. Io ero una eh, intuitiva, andavo, avevo subito visto tutto il film e chi era il colpevole dal mio punto di vista. Ecco, questo, questa cosa mi ha eh, aiutato quando andavo al, a parlare con lui a fare la, la la la, quindi andare piano perché comunque avevo di fronte a me una persona che comunicava in modo diverso. Ma a un certo punto, un giorno... Eh, mi sono seduta e, mia, e dalla mia faccia è uscita. Me l'avevano detto che dovevo mettermi avanti il rento perché non mi riusciva a seguire. Ecco, quello è stato un grande sbaglio perché dopo eh, la, la mia carriera è stata un pochino in salita. Quindi vi consiglio di ascoltare per bene quello che ha detto Roberta perché è molto molto importante. E, e adesso torniamo sul tema perché. E più donne nei consigli di amministrazione. Vabbè, eh, cioè, non stiamo a ribadire tutti i dati che ci sono, perché comunque eh, ormai è scritto da tutte le parti che, da dove c'è più ehm, eh, parità di, di generi, le, le aziende funzionano meglio perché chiaramente. Eh, Funzioniamo in maniera diversa e ci completiamo e su questo non, non c'è dubbio. Ma eh, e poi perché comunque eh, stiamo, stiamo studiando per entrare e stiamo studiando per acquisire più competenze. Quindi eh, anche ciò che abbiamo fatto in Emilia-Romagna, che poi adesso cercheremo di diffonderlo eh, a livello multiregionale, è, è un, un bel percorso, un processo che eh, sta entrando eh, nel. Eh, così nell'agenda delle aziende, perché comunque eh, sabato sera abbiamo eh, avuto la possibilità di presentare eh, le signore che hanno fatto il percorso di Women on Board, quindi un percorso eh, che, che ha visto impegnate alcune delle eh, maggiori organizzazioni di management, quindi Manager Italia, Feder Manager, Lab del Territorio Emilia Romagna. Eh, insieme ai DP. Quindi la prima volta che siamo riusciti a fare un qualcosa tutto insieme per un obiettivo comune, quello di mettere a disposizione le nostre competenze, conoscenze in termini di teacher che potevano venirci a raccontare eh, cose interessanti eh, e che erano eh, gratuite per tutte le donne che volevano partecipare. E, e e abbiamo avuto un riscontro pazzesco, perché comunque eh, le persone si sono sentite vicine, sia come donne, sia come professioniste, e eh, con Sara stiamo condividendo dei messaggi meravigliosi di persone che dicono, questo mi ha aiutato anche eh, per presentarmi più forte con mia figlia, con i miei figli, perché eh, oggi eh, ho... Eh, Chiaramente più chiaro qual è il mondo che c'è nella governance e, e posso partecipare con più strumenti, che sono solo un inizio perché comunque bisogna continuare a studiare. E, e questo ci, ci dà grande forza per eh, dire: Ok, questo è un. Eh, Percorso giusto, che, ehm, che va chiaramente eh, nella direzione di quello che le donne stanno cercando. E quindi, ehm, adesso dobbiamo fare in modo che eh, le istituzioni con le quali abbiamo lavorato, quindi eh, la, eh, Roberta Mori, che abbiamo visto prima, ma eh, Sonia Alvisi, la consigliera eh, regionale di Parità. Piuttosto che Simona Lembi, eh, responsabile del piano dell'uguaglianza, ci diano spazio a, a livello di costruire delle liste nelle quali eh, sia istituzioni pubbliche che aziende private possano poi accedere per catturare donne con caratteristiche particolari per lavorare nei consigli di amministrazione. Quindi dobbiamo chiudere il cerchio eh, affinché poi eh, questi, eh, que, questo sforzo che abbiamo fatto diventi uno sforzo a disposizione del territorio e vi posso dire che stamattina più avvocati, ma mh, eh, persone HR di eh, società private mi stanno scrivendo chiedendoci se replicheremo il percorso e, e se si possono avere maggiori informazioni perché eh, avrebbero bisogno di donne che possono entrare nei consigli di amministrazione. che bello, che, bello, eh. che bella notizia. Quindi eh, Cristina, dal tuo punto di vista eh, le istituzioni pubbliche e che sono qualcosa a cui tutti noi che abbiamo aderito a questo progetto teniamo, e le associazioni private eh, cosa possono fare per agevolare un percorso per la gender equality? Eh, C'è un modo di mettere a sistema questa collaborazione, eh, sì, esatto. di, di, replica, di replicarla, di, di renderla un esempio anche per il resto delle regioni, delle, delle cose, insomma, eh, fare in modo che sia chiaro che le cose su un territorio si portano avanti insieme. Esatto, questa è la prima cosa. Io e te siamo diversissime, eh, litighiamo un giorno sì, un giorno no, fra virgolette, perché non è che litighiamo, <ride> ma, ma, ma abbiamo punti di vista diversi. Poi, però, cerchiamo sempre la sintesi perché vogliamo costruire un valore aggiunto. Ecco, questo è lo spirito giusto. Quindi, ehm. Eh, Oggi, cioè, noi adesso siamo in un punto dove le istituzioni pubbliche ci devono dire cosa vogliono fare di questo percorso. Di come vogliono farlo crescere. È chiaro che ci saranno delle cose che ci piacciono di più e delle cose che ci piacciono di meno, ma eh, ascolteremo con grande attenzione, lavoreremo su questo e, e faremo in modo di eh, metterci dentro le nostre competenze, perché noi siamo vicini al mondo delle aziende. Quindi, eh, per noi, eh, sia per FederManager, Manager, Manager Italia, IDP, è molto semplice. E poi dire a, ehm, a, diciamo, a, alla, alla nostra funzione aziendale eh, a livello di, insomma, eh, di associazione che, che eh, è competente, eh, metti a disposizione un piccolo silo dove dentro ci metti tutte le competenze di queste signore. E, e quindi, se c'è un'azienda eh, a Piacenza che, vuol, che ha bisogno della logistica, noi abbiamo una persona che eh, quindi per noi il fare il merge è molto facile. La cosa che deve fare la parte pubblica è anche per loro darci spazio nei loro, eh, nei loro format, nei loro siti, eccetera, perché anche loro adesso sono molto frequentati. Noi l'abbiamo verificato quando eh, durante l'estate scorsa abbiamo fatto eh, comunicazione per Women on Board. Ogni settimana, eh, grazie ai social, avevamo 20-30 persone in più e tutto questo grazie al fatto che c'era un collegamento con... Eh, il sito di Città Metropolitana quindi dobbiamo metterci insieme loro hanno diciamo, la potenza di essere credibili perché sono le istituzioni noi certo. abbiamo la potenza di essere eh, capaci di lavorare sui social Competenti. e di catturare di arrivare a, a, a tutti quelli che, che vogliono ascoltare queste parole perché ci sono appunto adesso gli hashtag che ci aiutano io, ho, io stesso ho chiesto c'era eh, una, eh, una una signora una consulente del lavoro che è venuta eh, l'altra sera a Bologna in macchina da, dalla campagna e gli ho chiesto ma come hai fatto a, a trovarci com come sei venuta a conoscenza perché questo mi interessa perché chiaramente ci, ci deve stimolare per il futuro e lei mi ha detto io seguo tutti gli hashtag di Valore D di, di, di Women On Board cioè, là ah. ci sono eh, ed è importante che capiamo da questo come poter continuare a comunicare senza blatterare troppo come dice Roberta Senti, mi, mi susciti un'altra domanda eh, che c'entra anche con il concetto di sistema, no? Come possiamo eh, fare sistema anche e eh, soprattutto tra noi associazioni di manager per dare una mano anche alle colleghe meno fortunate o che comunque hanno bisogno di strumenti per un'indipendenza economica e finanziaria? Allora, eh, anche, anche su questo eh, ci siamo interrogati perché è vero, abbiamo fatto un percorso per professioniste con già tanti skill, perché chi ha partecipato a Women on Board era consulente di lavoro, avvocato, commercialista, eccetera, ma eh, ci sono donne che eh, non, non hanno questa fortuna, non hanno potuto studiare come abbiamo potuto fare noi. Allora... Ehm, allora in manager Italia, ma eh, lo abbiamo fatto con l'app del territorio e con Feder Manager, abbiamo cercato un partner credibile che potesse darci degli strumenti per arrivare invece a una Cosiddetta alfabetizzazione, un'alfabetizzazione che, oh, quando dico alfabetizzazione, servirebbe anche a, a uno dei personaggi che ho visto nel tuo trailer, che è mia sorella, eh, che, è, che è, una, è, è un artista, mm -hmm. per cui comunque anche lei, su, su tutta la parte bancaria, eccetera, ha, ha delle difficoltà. Quindi detto, iscriviti anche te e. Allora, e che cosa abbiamo fatto? Eh, abbiamo lanciato il 23 novembre scorso un, eh, un primo eh, webinar eh, associazione in collaborazione con eh, Banca d'Italia. Banca d'Italia si è detta disponibile a darci quegli strumenti base. E pensate che c'erano 45 donne collegate, erano tutte donne, e dalle domande che ho sentito, ho sentito che c'era veramente molta curiosità di capire quelli che sono gli strumenti base, che differenza c'è tra il TAG e TAN che cosa c'è dietro il 110% del, eh, del super bonus. e, e Quindi a, ascoltando tutti questi eh, input eh, dalle loro domande abbiamo capito come poter confezionare un webinar sviluppato su più moduli che possa eh, servire da, eh, per, per, per aumentare le loro competenze in questi, in questi campi. Quindi ehm, lo mettiamo a disposizione di città metropolitana, della regione, eh, lo mettiamo a disposizione di tutte quelle associazioni eh, donne che, eh, che, che magari hanno subito delle violenze economiche, perché su, una delle cose che, che, che non sapevo, ma che ho capito, perché... Ehm, me la sono veramente andata a studiare per bene, è il fatto che una delle cose eh, che succedono a, a qualche donna meno evoluta in questo senso è che le fanno firmare. Ehm, delle fiduzioni piuttosto che delle, delle, degli impegni con la banca e dopo eh, le cose de, nelle varie aziende o nei vari mutui degli uomini eccetera, vanno male e tutto il carico resta a, eh, a casa cioè resta praticamente in schiena alle donne questo eh, se, se aumentiamo le, gli skill, le competenze in questo senso probabilmente evitiamo certe problematiche. Quindi dobbiamo, eh, cioè, 2023 offriremo gratuitamente anche questo tipo di percorso e lo facciamo insieme a eh, Banca d'Italia. Dico solo questo, ehm, perché lo, lo, ho voluto provare io, cioè, Banca d'Italia, eh, sul proprio sito, dà degli strumenti molto, mh, cioè, okay. molto importanti. Uno di questi è il... Ehm, oh signore, non mi viene mai il nome... Eh, è il controllo di, per capire quanto sei credibile in termini di, eh, eh, di, di pagatrice. Ecco, io l'ho fatto su me stessa, sono andata a vedere come mi vede il sistema, perché è importante quando vai a chiedere finanziamenti in banca, quando vai a chiedere eh, la vettura, il in noleggio, insomma, tutto questo, eh, capire come il sistema ti giudica. Questo ce l'avremo tutti gratuitamente su, eh, eh, sulla Banca d'Italia, un sito della Banca d'Italia, dopo se mi viene il nome ti, vi scrivo come si chiama, perché in questo momento non mi, non mi viene in mente, ed è uno strumento che eh, eh, sostanzialmente ti fotografa e se lì, lì sopra per caso c'è qualcuno che ti ha fatto firmare delle cose... Eh, che tu non, non avevi idea, eh, perché comunque qualche volta succede di dare delle fideiussioni a un amico, qualcuno che deve prendere una casa in affitto, eccetera, lì vieni segnalato e dopo fai fatica ad ottenere dei finanziamenti. Ecco, questo è un, è un qualcosa che anch'io non sapevo che ci potesse ognuno farlo per sé, ed è uno strumento molto importante perché ti, ti dà la tua fotografia per il mondo bancario. Quindi, Cristina, mi pare di capire che quello che possiamo fare è fornire competenze. Eh, condivisione, fare rete, fare in modo che eh, le manager e le donne più in generale eh, che si avvicinano alle nostre associazioni a, a loro volta collegate con le istituzioni abbiano eh, dei servizi, delle possibilità, delle ulteriori possibilità. Assolutamente, Dico. questo è quello che noi possiamo fare e dobbiamo fare visto che siamo nella posizione giusta per poter dare una mano alle colleghe che arrivano. Quindi forza. Bene. Bene Cristina, allora ti ringraziamo, sempre eh, forti e in gamba rimaniamo per più donne in CDA che ha avuto un successo straordinario. Eh, continuiamo a ringraziare tutti coloro che hanno partecipato. Si la centrale rischi, scusa Sara, me l'hanno suggerito, la centrale rischi, scusate, non me lo, lo ricordavo. Grazie a tutti no, bella... via mail. Grazie grazie. grazie, grazie. Perché normalmente la centralischi uno pensa che per le aziende in realtà è anche sulle posizioni anche sul diciamo fisiche. Sì, sì. E, Niente, parli, ring... e sono contenta del fatto che sono venuta fuori, che dal 2019 non ho una segnalazione, quindi mi sono rinforzata <ride> Sono a posto, se, vo, se, se volete vi posso, cioè, vi posso dire come si fa, ma io sono a posto. Bene. Grazie, Bene. Allora, grazie a te. Eh, più donne in CDA, perché sì. Eh, direi che ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato a questo bellissimo progetto che, in cui noi abbiamo creduto tanto e porti, continueremo a portare avanti eh, e in cui le istituzioni hanno svolto un ruolo sicuramente importante ma adesso Elisabetta Scalambra assessore alle pari opportunità del comune di Castenaso Comune di Castenaso, che è promotore, partner del progetto, e appunto è stato per noi un punto di riferimento per tutta la progettualità, diciamo, eh, del bando per la Regione Emilia-Romagna. Elisabetta Scalambra sì. Grazie Sara, grazie, eh, buongiorno a tutte e a tutti e un grazie davvero immenso a tutti coloro che hanno reso possibile questo momento che va a coronare un percorso lungo, impegnativo, eh, che ha dato tante soddisfazioni al nostro territorio e non solo, e a chi ha dedicato il proprio tempo e la propria professionalità ad un progetto, eh, secondo me, veramente bellissimo e che vedrà poi ancora azioni di divulgazione presente. Eh, dei risultati e degli strumenti, così come è stato poi detto eh, poco fa, appunto da Sara Cirone. Eh, la ricchezza di un territorio eh, emerge proprio anche in queste cose, eh, quindi attraverso le attività, le iniziative, i progetti che vengono messi in campo eh, negli ambiti più svariati. Eh, sempre però con la consapevolezza che l'obiettivo è quello di creare cultura, creare informazione, eh, dare anche formazione perché no e io mi sento di racchiudere diciamo tutto questo nella parola evoluzione che riguarda tutti noi eh, è quindi evolutivo eh, sapersi mettere in discussione sapersi mettere in ascolto con l'altro, eh, trarre spunto da ciò che è diverso da me e capire che ciò che sto apprendendo eh, diventa per me un miglioramento del mio stato, eh, della mia condizione di vita, negli ambiti più svariati della mia eh, quotidianità. E in sintesi, posso rendere queste cose nuove eh, che io vado ad apprendere eh, come dei valori aggiunti alla mia vita. Qualcosa che appunto prima non c'era e che la va in qualche modo a migliorare. Ehm, ecco, io credo che eh, questo sia il grande impegno di chi come, come me e come tanti altri amministratori ha l'onere, ma soprattutto l'onore eh, di amministrare un territorio. Eh, questo deve, eh, deve essere il nostro obiettivo eh, prioritario, quindi rispondere sicuramente ai bisogni eh, diciamo che arrivano dal territorio e dalle persone, ma al contempo cercare anche di anticiparli, anticipare questi bisogni cercando di comprendere quelle che possono essere le richieste che, eh, che arrivano e che ci sono, magari talvolta silenti, e eh, quali sono le caratteristiche del territorio. Quindi è importante anche da un punto di vista più sociologico conoscere la realtà che si va amministrare o che si vive essendone cittadini e dare quindi delle risposte eh, il più possibili puntuali ai cittadini e alle cittadine, in qualunque diciamo ambito essi si muovano. Lo sviluppo quindi di un territorio eh, lo si vede certamente anche dalla rete che c'è su questo territorio e dal suo tessuto, il tessuto lavorativo, artigianale, commerciale, aziendale ed economico. E, però lo sviluppo di un territorio lo si vede anche attraverso ehm, quello che è il tessuto sociale e la presenza di una rete che mette in collegamento quindi realtà diverse dove i protagonisti comunque rimangono le persone, le donne e gli uomini a prescindere anche dall'età. Il tessuto associativo lo voglio citare perché noi come territorio di Castenaso in questo comune andiamo particolarmente fieri, abbiamo tantissime associazioni e ciascuna nel proprio ambito dedica attraverso i propri volontari grande attenzione e cura al territorio e alle persone, e sotto tanti, tantissimi punti di vista. Ovviamente le associazioni sono fatte anche qui di persone, uomini e donne. È proprio Attraverso quindi l'attenzione alle donne, agli uomini e al rapporto che c'è fra di loro, che si vanno a sviluppare, a consolidare i valori su cui è incardinata la vita di ciascuno di noi eh, nel proprio quotidiano. Eh, ciò che rende libera una persona è la capacità di stare in piedi sulle proprie gambe e eh, di poter decidere, cambiare, valutare e anche scegliere. Quindi quell'autonomia che aiuta anche ad uscire dai circuiti di violenza e di manipolazione, come diceva poco fa Cristina Mezzanotte, ha proprio citato degli esempi molto concreti che però fanno capire come. Chiunque di, no, chiunque di noi sì, può cadere rete di qualche manipolazione e, e, e quindi il conoscere, il sapere è certamente una, una difesa importante che ognuno di noi appunto, dovrebbe, dovrebbe avere e le possibilità ci sono e ci sono state spiegate. La partecipazione attiva delle persone, quindi la condivisione di uomini e di donne circa percorsi specifici, e qui parlo ovviamente del lavoro e dentro un pochino più nello specifico del progetto di cui questa mattina parliamo, quindi la capacità anche di riconoscersi parte attiva e fondamentale di un sistema... Eh, Consapevoli di essere un tassello importante di qualcosa di più grande. Io credo che questo sia importante perché dà eh, nelle persone che fanno parte appunto di un'istituzione, di, un di un ambito lavorativo, di una squadra sportiva, dà il senso di appartenenza. Quindi dire ci sono e ho, ho un'importanza all'interno di questo sistema. Non sono una comparsa, ma sono protagonista di ciò che, sto, di ciò che sta avvenendo. È importante quindi, ed è questo su cui eh, si è lavorato molto all'interno di questo progetto che viene presentato diciamo, oggi un po' in un momento apice, ma poi eh, verranno fatte altre cose come veniva detto prima. E, è stato, sono stati approfonditi argomenti, curati e analizzati in diversi modi, ehm, nei tempi e nelle scelte, quindi. Ehm, eh, Diciamo, eh, L'obiettivo è stato quello di riconoscere um, una, una, una pari qualità del lavoro eh, svolto da donne e uomini, mettendo quindi tutti in discussione e in grado di entrare in una competizione positiva di confronto e come dicevo prima di valore aggiunto l'uno per l'altro che vada quindi a stimolare non solo la quantità del lavoro che può essere svolto ma la qualità con cui il lavoro stesso viene svolto il confronto quindi mirato in incontri specifici e creati appositamente fra i responsabili di servizio e di settore donne e uomini, ha permesso di comprendere il punto di vista dell'altro in un'ottica di competenze che permettevano però l'inclusività, l'ascolto e la comprensione del punto di vista dell'altro, andando a toccare temi che riguardavano anche gli stereotipi che bombardano la nostra quotidianità e che molto spesso non ci accorgiamo in realtà di come si insinuino e vadano poi a condizionare sia le scelte ma anche e soprattutto i risultati. E contribuendo quindi talvolta anche a creare necessariamente dei conflitti, dei conflitti a fronte invece di quello che è l'obiettivo primario, cioè la consapevolezza circa il fatto della parità. Che c'è tra uomini e donne nel ricoprire ruoli, nel peso che hanno le proprie decisioni e nella possibilità anche di essere ascoltati e, e anche di come saper, eh, sapersi far ascoltare, appunto, come ci eh, raccontava prima Roberta Bortolucci. Questo progetto che come è stato detto è iniziato nel 2021 ha visto il nostro comune, il comune di Castenaso come ente capofila e ha trovato mh, nei partner che sono stati citati prima, Feder Manager Bologna Ferrara Ravenna, Fondazione Up del Territorio Emilia Romagna, Centro Studi Progetto Donna Diversity Management, dei validissimi e preparatissimi alleati e voglio ringraziarli perché eh, ciò che ha, è stato fatto ha fatto davvero la differenza ed è stato fatto eh, diciamo tutto in maniera assolutamente ponderata, passo passo in ogni momento, eh, in una grande rete proprio di alleanza, di volontà di andare verso un obiettivo comune e mh, ogni incontro è stato fatto e quello che per me è davvero questo, il valore aggiunto che voglio riconoscere, è l'aspetto profondamente umano eh, nell'andare a toccare temi talvolta delicati, talvolta anche scomodi, che riguardavano le relazioni nei luoghi di lavoro, il rispetto delle gerarchie e anche la capacità di, di saper giocare di squadra, eh, come veniva detto prima, appunto il mettere insieme le forze, le capacità, le competenze e soprattutto le diversità, che è quello che poi eh, crea forse ris il risultato più soddisfacente alla fine per tutti, al di là del, del, diciamo, del raggiungimento dell'obiettivo. Quindi andare verso un obiettivo insieme ehm, per vivere il risultato come una vittoria di tutti. E l'eventuale sconfitta eh, come qualcosa da condividere e da poter migliorare poi eh, passo passo per le prossime occasioni. Ehm, abbiamo ascoltato prima con Roberta Bortolucci, e nel suo intervento, secondo me, è emersa chiaramente la, eh, la qualità e la grande capacità comunicativa che lei ha eh, di come questo progetto è stato, è stato portato avanti. Eh, vorrei ringraziare tutte le persone, i dipendenti, i dipendenti del, del comune di Castenaso, i dipendenti delle aziende coinvolte ehm, che si sono messi in gioco, hanno raccolto questa opportunità in tutti questi mesi eh, dedicando il proprio tempo e, e credendoci davvero tanto. Eh, hanno dato dei feedback eh, positivi. E a volte anche di rinforzo o di sollecitazione su alcuni, su alcuni aspetti e questo sicuramente vedere questo grande senso di, eh, di appartenenza e di voglia di esserci e di essersi trovati parte attiva e attori di questo percorso insieme è un grande stimolo anche per noi come amministrazione che abbiamo raccolto l'opportunità di questo bando e attraverso questo progetto di andare sicuramente avanti anche in questa direzione perché è tanto è stato fatto ma sicuramente tantissimo c'è eh, ancora da fare. Mi piace molto pensare che mh, quello che è emerso ed è stato costruito in questo anno e mezzo eh, qui eh, a Castenaso possa essere patrimonio da condividere, da valorizzare, da divulgare anche in altri territori e realtà. Questo è quello che eh, a me piace molto, cioè il mettere a disposizione quello che di buono è venuto fuori, non averne la gelosia, ma anzi il saperlo mettere a disposizione eh, di tutti. Ehm, voglio anche ringraziare sempre in questa occasione la Regione Emilia Romagna perché attraverso i bandi che ripetutamente appunto eh, mette a disposizione e noi mh, possiamo partecipare e quindi eh, riuscire a raccogliere queste opportunità proponendo dei progetti sul tema delle pari opportunità ehm con diverse sfaccettature. Questo ci dà la possibilità di creare azioni importanti sul nostro territorio, utili come dicevo prima, per andare a rispondere ai bisogni del territorio e delle persone, coinvolgendo target sempre diversi, ma con la grande, unica vera finalità che è quella di ehm, rendere, e qui parliamo ovviamente di donne, le donne consapevoli eh, del proprio valore. Quindi, io ringrazio ancora tutti per questa opportunità di oggi, per quello che abbiamo costruito. Per quello che andremo a costruire, e, e quindi posso solamente davvero dire grazie a nome di tutta l'amministrazione comunale di Castenaso. Dottoressa Scalambra, grazie, eh, direi grazie che, a voi. Che il comune di Castenaso, ha un assessore alle pari opportunità, veramente molto competente e grazie. anche e dia, dialoga tanto con, uh, in rete e questo secondo me è un grosso valore aggiunto che dicevamo prima le istituzioni, le associazioni, le persone secondo me questo del fare sistema è una chiave eh, molto importante il comune di Castinaso si sta distinguendo per questo bene grazie eh, grazie. grazie adesso passiamo a Renzo Colucci direttore di Seneca SRL Impresa Sociale una voce maschile. Eh, in realtà avevamo anche Massimiliano Nucci, eh, che salutiamo caramente, che è HR di Acer Bologna, eh, che doveva. Eh, non, Inoltre, referente regionale per l'area diversity inclusion e inclusion di ADP, che doveva parlarci di donne e uomini, del confronto, del dialogo critico. Ma questo lo recupereremo a gennaio, quindi non è perduto, recupereremo questo intervento a gennaio. E quindi, eh, Renzo, lei è rimasto come dire, solo lei questa voce maschile che noi aspettiamo, vogliamo eh, sentire. Il mondo cooperativo ha un modello di leadership al femminile? E in generale, che cosa ne pensa di tutta questa questione? A lei la parola. La. Grazie Sara. Eh, il tema è davvero interessante. Quando mi sono chiesto perché parlare di cooperazione, beh perché oggi, eh, dato nazionale, eh, il settore cooperativo è l'unico comparto produttivo che ha una maggioranza di addetti donne. Il 52,1% degli addetti nel mondo cooperativo è donna. Questo è un dato che è stato trovato, ricavato da ACI, che è l'Alleanza delle Cooperative Italiane, che è, fonda, che è fatta dai tre maggiori sistemi di rappresentanza del mondo cooperativo, che sono AGC, Conf Cooperative e Lega delle Cooperative. Addirittura, se andiamo nel settore della cooperazione sociale, la percentuale di occupati donne passa... Al 74 per cento un dato eh, spropositato a questo punto il uno dei, dei, dei temi è ma questo sistema di eh, lavoro ha poi una ricaduta eh, nella presenza femminile anche nei livelli più alti nei, negli aspetti più decisionali ci sono effettivamente delle delle, delle politiche di conciliazione eh, che in qualche modo danno eh, seguito a, a, una, a una presenza così importante adesso non, non voglio, Cristina Mezzanotte prima ha detto non, non riportiamo i dati, i dati sono conosciuti, noti eh, mi permetto un paio di dati di darli eh, perché il mondo della cooperazione è, secondo me va un secondo analizzato rispetto anche alle sue caratteristiche eh, il mondo della cooperazione per partecipare ad appalti, per partecipare ad attività, eh, vede sempre di più profilarsi la necessità eh, di eh, temi legati al genere. Quindi non ha come società quotata in borsa o altro il tema del genere dato da un obbligo normativo, ma lo sta vedendo come eh, un modo per riuscire a stare sul mercato, quasi come un vantaggio competitivo. Allora il tema è che percentuali di, go, di presenza, ad esempio, di presidenti e vicepresidenti ci sono nel mondo cooperativo eh, pari a quello delle società quotate in borsa. Il 20, circa il 24% di donne sono eh, presidenti o vicepresidenti di, eh, di cooperative. Però se dobbiamo parlare di un, un sistema cooperativo alto, eh, di governance e di temi di questo genere, l'idea è di iniziare a ragionare e qui secondo me diventa molto interessante, visto anche eh, il progetto che è stato portato avanti e gli interlocutori, a livello regionale. A livello regionale dobbiamo considerare due dati rispetto alla cooperazione. Scusatemi questa brevissima digressione sul sistema, ma semplicemente per dare una comprensione rispetto a quello che è lo scenario. Eh, abbiamo un numero di cooperative eh, sempre più in, in calo, eh, con cooperative che stanno aumentando tantissimo eh, la loro dimensione e questo... Abbiamo, vedremo da alcuni dati che vi darò, comunque da alcune idee, quanto questo impatta. Impatta perché fondamentalmente eh, i dati di Union Camer ci dicono che eh, in Emilia Romagna il 53% dei dipendenti delle, delle cooperative, dei soci, dei lavoratori delle cooperative sono donne, il 47% sono uomini. E abbiamo, i dati poi ci danno anche una profonda differenza tra... Eh, il, le piccole cooperative fino ai 50 lavoratori, e le cooperative invece che hanno più di 50 lavoratori. Eh, ho recuperato una, un lavoro che ha fatto Aci. Eh, che, eh, come dicevo prima l'alleanza delle cooperative italiane, che ha fatto delle interviste eh, qui in Emilia Romagna e hanno pubblicato un testo edito da Franco Angeli. Dove in questa ricerca qualitativa sono state intervistate delle, delle manager e delle presidenti, vicepresidenti di cooperative, che hanno rappresentato e ci hanno dato una serie di indicazioni estremamente interessanti. Eh, parto da questa frase che è stata detta: La cooperativa deve farsi portavoce di un'istanza di parità, necessaria. Storicamente il processo è lento, questo va riconosciuto, ma sta cambiando. La cooperativa deve arrivare prima per dare un segno di coerenza tra quello che dichiara e quello che fa. Penso che anche nel movimento cooperativo, ora si stia muovendo qualcosa, c'è molta attenzione al genere. Anche nei rapporti che vengono presentati ci sono sempre degli indici di genere. Poi penso che siano le singole aziende a doversi prodigare in questa direzione. Eh, il dato che, che emerge è che in eh, moltissime cooperative hanno iniziato a portare al loro interno un tema di genere, di dati eh, che sostanzialmente vogliono rappresentare delle situazioni. Tornando però al, al tema: esiste un soffitto di cristallo nella cooperazione in Emilia-Romagna? Oggettivamente sì. Anche se eh, con dati eh, in evoluzione, anche se con dati migliori, non, non possiamo dire che la cooperazione in Emilia-Romagna sia esente da questo fenomeno. Eh, con alcune differenze che erano quelle che vi dicevo prima. Eh, la dimensione della cooperativa e il settore della cooperativa sono due elementi fondamentali in questo. Eh, un dato. Eh, sotto cooperative sotto i 50 dipendenti il quasi abbiamo tra i quadri il 40,9% di donne sopra i 50 addetti abbiamo il 25,3% eh, se invece parliamo addirittura di dirigenti eh, sopra i 50 addetti siamo all'8% sotto i 50 addetti siamo al 16,9%. Eh, perché questi dati per me sono particolarmente importanti e ho voluto condividerli? Perché quello che è emerso anche dalle, dalle interviste eh, riportate da questa ricerca è quanto ci sia in qualche modo una disillusione. Perché? Perché molte delle eh, donne che si sono anche avvicinate eh, alla cooperazione lo hanno fatto su un'idea identitaria, su un'idea di valori, tant'è che alcune hanno espresso in maniera molto forte eh, la loro disillusione, eh, hanno raccontato in interviste, beh, la cooperazione racconta tanti bei valori, racconta un'idea di eh, voler essere diversa dall'impresa for profit tradizionale, dalla grande impresa, poi in realtà eh, si traveste da lupo. E eh, in alcune situazioni si comporta nello stesso identico modo. E quindi fondamentalmente si innescano una serie di dinamiche dove tutte le difficoltà vengono fuori in maniera molto forte. Eh, una cosa che per me è particolarmente significativa è stata un'altra un un frase, un altro spezzone di queste interviste, dove fondamentalmente viene fuori che molto spesso il sistema cooperativo premia le donne, ma le donne che sono all'interno della cooperativa da tanto tempo, che non hanno mai cambiato lavoro. Eh, questo è un po' una caratteristica della cooperativa, premiare le persone che nel tempo eh, hanno lavorato, lo fa per le donne e lo fa per gli uomini. Eh, una cosa bella che è venuta fuori da questi intervini è questa, una frase di questo tipo, eh, differenza di genere, non particolarmente, credo che sia più una caratteristica delle persone che del settore cooperativo. Non credo che alla fine che il mondo cooperativo sia fare la differenza. Certo, chi ha scelto di lavorare in cooperativa si vede che ha dei principi dietro però chi l'ha scelto per valore si vede e bisogna che ce lo diciamo a volte l'idea che un po' ce la raccontiamo quanto siamo belli e bravi però poi tutto quello che raccontiamo non si vede nella professione e in quello che facciamo nella nostra quotidianità eh, politiche di conciliazione politiche di genere All'interno della cooperazione non sono ancora una prassi così diffusa, nonostante i valori che la cooperazione esprime. E questo penso che possa essere davvero un, un grande problema. C'è un'area dove invece c'è una presenza femminile fortissima sia nella parte dirigenziale e manageriale che, come vi dicevo prima, anche nella, parte, nella base sociale e nella base lavorativa, che è il mondo della cooperazione sociale, cioè il mondo che si occupa di tutta quella parte di valori legati alla cura, più riconosciuti, più identificati come lavori al femminile. Ehm, uno degli elementi che emerge dalla, dalla leadership al femminile molto importante all'interno della cooperazione, che emerge fortemente in tutte le interviste e in tutto quello che è la mia esperienza anche di incontri con manager, eh, è la passione. Eh, la passione che. Eh, viene espressa ma soprattutto quello che è molto spesso la forte adesione a quelli che sono quei principi solidaristici di uguaglianza che si ritrovano all'interno del mondo cooperativo. Eh, ma Una delle caratteristiche più forti che viene riconosciuta alle donne all'interno del mondo cooperativo è la capacità di ascolto eh, soprattutto nelle piccole e nelle medie cooperative eh, e trovano e quello che emerge e torno al tema un po' della dimensione, è che una leadership al femminile eh, riesce a prevalere, riesce a essere più forte in ambienti più piccoli, meno formalizzati, dove c'è meno mh, sistema gerarchico, in, in contesti eh, mh, come nella, nella cooperazione sociale, dove uno degli elementi più forti che emerge è la capacità della creatività. Eh, la capacità di saper includere eh, come valore, come portato. Eh, la cooperazione quindi ha dei buoni modelli di leadership, eh, riesce a esprimere dei buoni modelli di leadership anche al femminile, eh, diciamo che ci stiamo, ci stiamo lavorando, eh, diciamo che la cooperazione eh, sta portando avanti quella che è l'idea di essere... E che può essere un modello, perché in questo senso eh, quello che viene chiesto e quello che secondo me sempre di più deve essere chiesto eh, alla cooperazione è di essere fedele ai propri ideali. Eh, essendo fedele ai propri ideali di inclusività, di apertura, va da sé che questo rappresenterebbe un ottimo metodo, un ottimo strumento per riuscire ad affermare pienamente anche delle, 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 delle leadership al femminile che come vi ho dato oggi dai dati eh, non è che sia così, così forte. Quindi eh, alla provocazione ma esiste un modello di leadership al femminile in cooperazione? Eh, no. Eh, oggi quello che possiamo però dire è che la cooperazione si sta muovendo, si sta muovendo in maniera molto forte perché ha capito che in questo, in questo modello di inclusività in realtà ha il proprio tratto distintivo e ha la propria capacità di essere eh, pienamente impresa che sta su un mercato. Io mh, credo che eh, oggi il mondo cooperativo possa sicuramente rappresentare un modello interessante eh, perché se riesce a essere fedele rispetto ai propri principi, come, come dicevo prima, di uguaglianza, di trasparenza, di inclusione, di solidarietà, può diventare un ottimo modello di inclusione. Eh, la strada da fare è sicuramente ancora veramente tanta, però credo che la cooperazione possa avere dentro di sé dei germi positivi per riuscire a dialogare su questi temi in maniera forte. Il eh, grosso vantaggio oggi del mondo cooperativo è di partecipare a tante iniziative, avere tante stimolazioni in questo senso, ma credo che eh, il fatto che i dati che io vi ho dato siano un po' vecchi, hanno almeno tre anni. Eh, vuol dire che non c'è ancora sufficiente attenzione nel valutare questi temi, eh, non solo da parte del, delle, delle cooperative, ma anche da parte del movimento cooperativo che dovrebbe imparare di più a leggere un valore eh, nell'integrazione, nell'uguaglianza uomo-donna e nel proporre dei modelli eh, anche differenti. Iniziare a pensare dei modelli di inclusione lavorativa piena, ehm, di carriera. Eh, oggi eh, viene lasciato troppo spesso eh, un po' l'idea del siamo buoni per cui sono cose che si faranno. Secondo me la proattività eh, che c'è e che si deve andare a costruire eh, deve essere quella che ci porterà a dire... Eh, nel nostro DNA deve rappresentare un tratto distintivo di un'impresa cooperativa soprattutto quando lavora in un territorio come quello Emiliano Romagnolo. Bene, dottor Colucci, grazie, è uno spaccato con, come dire, con tante informazioni, sicuramente ne sappiamo più di prima, abbiamo una strada davanti e quindi... Bene avere anche l'appoggio di eh, Seneca e di, eh, di lei, eh, dottor Colucci. Bene, eh, allora ci alla conclusione. Eh, Roberta, eccoti qui. Sono qui. Eh, tante cose, tante, tanti punti di vista, tante informazioni, no? tante, come dire, mh, anche tante conferme. Ecco, eh. Bene, e, mh, prima di volgere le conclusioni ho una domanda per te che mi è arrivata da una delle nostre manager di Minerva, uh -huh. eh, che dice Roberta, eh, abbiamo dato per scontato le competenze tecniche delle donne che entrano in un CDA, eh, però a me nella mia esperienza mi è successo che eh, ho voluto tacere in un CDA in cui sono stata introdotta. Eh, senza avere tutte le competenze tecniche, e, e ho taciuto e ho sbagliato. E questo è, una grande, è un grande contributo da parte di questa manager, eh, che ringraziamo peraltro, eh, perché non ho avuto il coraggio di esprimermi senza filtri, dice, non ho avuto il coraggio di esprimermi senza filtri, proprio perché non conoscevo il business di quell'impresa. Chiederei a Roberta Bortolucci quanto in realtà contano le competenze tecniche sul business di una particolare impresa prima di accettare di entrare nel suo CDA. Cioè, lei dice, io intanto eh, non ho, come dire, eh, eh, non, non ho avuto il coraggio di esprimermi senza filtri. E poi, quanto contano queste eh, competenze, non solo più generali sull'amministrazione generale, ma anche tecniche sul specifico business di un'impresa. Certo. Sì, la domanda è molto interessante anche perché rientra nel discorso dell'analisi del contesto. L'analisi del contesto non è solo quando comunichiamo perché abbiamo davanti una persona, ma l'analisi del contesto è eh, dove vado, dove sto andando, qual è il terreno che vado a calpestare, da chi è composto. Ehm, Dico sempre che se entrate in un CDA, l'ho detto anche in varie altre occasioni, ehm, cercatevi una partnership all'interno con persone che frequentano il CDA da anni, perché queste sono quelle che vi daranno le informazioni fondamentali su come si muove quel CDA, come si muove l'impresa dietro a quel CDA. Certo, entrare in un CDA non è come, eh, non saprei eh, farvi un esempio, eh, non è una cosa che si può fare a cuore leggero, ecco, forse questa è la frase giusta. Eh, bisogna informarsi bene perché il ruolo all'interno dei CDA, dei membri del CDA, è un ruolo eh, importante, eh, ma non solo per noi, ma per l'azienda stessa. Un, da un CDA ci aspettiamo che crei delle cose per l'azienda. Quindi è importante che noi sappiamo dove andiamo eh, prima di poterlo accettare. E su questo sono perfettamente d'accordo, eh, che è necessario un passo prima per poi decidere quando parlo, come parlo e se parlo. Eh certo, eh, non avere il coraggio di, anche di, di, di dire che, che, non si magari, sa. che non si sa. Magari per una donna può, può essere più, più vero che non, no, non so. Non eh, lo so, se, se però, non, neanche gli uomini amano dire che non sanno. Eh? <ride> Quindi, noi siamo pari, secondo me, siamo pari. L'empowerment però è questo, eh? l'empowerment è dire scusate, questa cosa non lo so, mi informo e poi ve lo dico e non sentirsi meno anzi sentirsi di più perché, perché? Si, si è nel ruolo perché mm. si è nel ruolo um, eh, tu hai... mm. eh, senti Roberta eh, abbiamo tante domande non possiamo rispondere a tutto magari possiamo in un'altra occasione visto che ci sarà un proseguo eh, approfondire eh, però c'è una domanda che ritorna eh, che ritorna e a cui vorrei dare voce una manager eh, dice: A 50 anni il mondo del lavoro non ti considera più, hai comunque una famiglia, eh, devi e vuoi lavorare, eh, ma mh, fa si fa fatica a essere presi in considerazione. Laddove i giovani invece sono sostenuti, vanno sostenuti perché la loro vita ovviamente è in costruzione. E, e questo dice: Sono d'accordissimo, ma c'è anche questa parte del mondo. Cioè, spesso in realtà mh, devo dare atto che spesso si parla tanto dei giovani che vanno sostenuti nel mondo del lavoro. Però, se una persona, uomo o donna che sia, adesso vogliamo anche dire in entrambi i casi, no? Perché tanto i principi poi sono quelli: e, 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 si trova a 45, a 50 anni a eh, cambiare, perdere il lavoro. Poi sotto Covid è successo di tutto perché giustamente lei dice che sotto la pandemia molti sono stati anche licenziate o licenziati, ecco. E, cioè, come, come funziona sta cosa? Che messaggio possiamo lanciare? Non Quanto... funziona bene, sicuramente non funziona bene. È una brutta abitudine italiana. Eh. E quella che è incredibile è che scegliamo una classe politica sempre più anziana perché ci dà credibilità e nelle aziende, passati 50 anni, sembra che tu abbia il cervello spappolato. Sì. In realtà... Eh, guardate, è proprio il momento in cui le persone possono mettere insieme le loro esperienze, le loro capacità. Eh, se è una donna ha già dei figli adulti e quindi non ha neanche più il problema della, eh, di, di, di dover seguire i bambini. Eh, quindi c'è un'età in cui, eh, se, se fossimo, eh, come potrei dire, arriva a maturazione tutte le fatiche che hai fatto, tutte le conoscenze, tutte le informazioni. Forse, se posso dire la mia... Non insegniamo agli HR, ai capi del personale, a valorizzare le persone a seconda delle competenze e esperienze e non solo per l'età. Anzi, è il contrario. Vuoi mettere dentro tanti giovani? Perché adesso, scusate, c'è un po' la moda dei giovani anche. No, va bene. E, bene, fantastico. Affianchiamoli a persone over 50, perché quelle sanno che cosa devono passare a queste persone che magari escono prettamente da università, anche prestigiose, ma non hanno esperienza sul campo. Ce l'ha il cinquantenne l'esperienza sul campo. È lui che ha visto il cliente negli occhi, ne ha visti tanti di clienti, sa come devi rispondere, sa, sa come agire. Quindi secondo me è proprio una, una, lezione, una formazione che dobbiamo dare sulle competenze, sulla valorizzazione degli over 50 agli HR. Ecco, questo è un messaggio molto bello, importante, è possibile che non succeda anche per questioni di costi, non voglio essere cinica, però a volte i giovani costano meno. Certo, no, questo, questo ci richiama un altro problematico. Guarda, mi richiami, a uno, io ho scritto tanti appunti mentre le persone parlavano, perché c'erano tante cose interessanti che venivano fuori. C'è stata una cosa che ha detto l'amore: il bisogno di valutazione degli impatti. Noi in Italia non valutiamo gli impatti delle azioni che facciamo. Ecco. Sulle donne, poi è terrificante. Facciamo 2000 ehm, progetti sulle donne, poi andiamo a vedere che sono serviti o non sono serviti, cosa è servito, cosa replico o no. E idem nelle aziende per quello che riguarda, eh, se metto, se, se sperimento una mentorship tra una persona over 50 e un giovane, non basta dire che faccio questa azione, devo mettere in atto un processo di valutazione dell'impatto per certo. vedere ha funzionato, come ha funzionato e a quel punto lì secondo me funziona e scopri che ci guadagni, non che ci perdi. Esatto, esatto. Beh, insomma, con me, Roberta, sul concetto di valutazione d'impatto impatto, fondi una forza super aperta. Voglio dire, poi per me, non solo è da fare per quanto riguarda le politiche di genere, eh, e devo dire che lì è fondamentale anche per far capire appunto il capitale intangibile che hai creato eh, nelle tue azioni ma secondo me anche in altri tipi di politiche aziendali che hanno a che fare con eh, un ambiente e un processo sostenibile, un prodotto sostenibile. La valutazione di impatto, secondo me, dal mio punto di vista è un dovere nei confronti dei cittadini e se parliamo invece di prodotti, è un dovere nei confronti dei consumatori. Cioè, bisogna andare in questa direzione. Direi che però l'Europa ci dà ragione su questo. Assolutamente. E quindi, è un'abitudine un che l'Italia deve cominciare a prendere. Io e te siamo in prima fila, tu in un settore e io in un altro. A, a vedere se riusciamo a portare avanti questa, eh, questa cultura di qualità. Cultura di qualità: sì, sì, sì secondo sì, me, ecco. sì, sì. in cui si mette in luce il valore. Eh, che hai creato che, o che vuoi creare anche in termini di budget degli impatti, e non eh, meramente il costo eh, senza ulteriori informazioni di tipo eh, come si direbbe nel gergo tecnico, non finanziario. Sì, esatto. Proprio così. Bene, bene. Molto, molto contenta di questo percorso e soprattutto sono molto contenta di continuare il percorso in un'attività. Eh, tanto cara poi eh, a una delle partner del progetto, ma direi a tutti i partner, che è quello della comunicazione, cultura e divulgazione, ecco. Eh, quindi mh, senza spoilerare ci aspetta una bella primavera con tanti appuntamenti, con la possibilità di mettere in condivisione veramente con tutti quello che abbiamo studiato in questo anno e mezzo. Vero Roberta? Assolutamente sì, è importantissimo diffondere. Eh, prendo una parola della Scalambra che dice ehm, che la ricchezza di un territorio è creare cultura e nella formazione io aggiungo valore alla propria vita. Secondo me è una bellissima frase. Sì, 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 sì. Eh... Viva il comune di Castenaso sì, e l'assessore. Veramente illuminato eh, come comune, dobbiamo riconoscerlo. Sì, assolutamente. E purtroppo non abbiamo Barbara Lori, eh. Eh, perché anche lei come Massimiliano Nucci, appunto eh, influenzata, ma eh, con la ripromessa anche nel caso suo eh, di partecipare a un'altra nostra iniziativa. Quindi portiamo i saluti anche da parte loro e li ringraziamo comunque. Ti facciamo anche gli auguri per l'influenza. Direi di sì, direi di sì, eh, adesso è il periodo che comincia a girare. Eh, poi eh, ringraziamo tutti coloro che hanno voluto partecipare a questo webinar e darci il loro punto di vista. Eh, Roberta Mori, tu Roberta eh, Cristina Mezzanotte Elisabetta Scalambra Renzo Colucci insomma chiamiamoli tutti eh, tutti, li vogliamo ringraziare perché ovviamente le loro parole eh, dato il loro lavoro, e il loro impegno diciamo sono molto molto importanti e poi ringraziamo anche eh, tutte le donne leader che si sono prestate per le interviste ecco, di cui noi abbiamo visto solo un piccolo trailer eh, e poi ringraziamo eh, sicuramente la Regione Emilia Romagna che ha permesso tutto questo, il Comune di Castenaso in primis, eh, l'Hub del Territorio Emilia Romagna, il Centro Studi Progetto Donne e Diversity Management eh, e Feder Manager Minerva di Feder Manager Bologna-Ferrara-Ravenna. Tutti questi soggetti hanno collaborato tutti insieme. In realtà un ringraziamento speciale anche a Cristina Mezzanotte di Manager Italia che seppur, che seppur eh, diciamo, in questo progetto che era proprio finanziato diciamo, non c'era. mi interessa, cose, una cosa. Come no? Siamo qua a posto. Sì, L'avevo scritto sulla chat eh, sul discorso delle, dei cinquantenni e cinquantenni che eh, eh. rimangono tagliati fuori. Eh, ragazzi, scattiamo anche su quelli che sono i temporary management, perché comunque adesso ci sono aziende che hanno bisogno di, grosse, di, di, di professionalità e possono eh, assumere questi, questi manager. Quindi. Eh, l'innovation manager che sta per tornare quindi il, il voucher per l'innovation manager 25.000 euro 40.000 euro eccetera, le aziende possono catturare il voucher e prendere dei manager con questo contributo pubblico, eh, export manager, eh, mobility manager, cioè sono tutte nuove eh, professionalità eh, che con le smart city con, eh, con, insomma, con quello che sta succedendo adesso eh, le aziende ne hanno bisogno, quindi io dico sempre annusiamo l'aria, dov'è che il mondo sta andando, cerchiamo di costruirci quel tipo di professionalità, perché, comunque, è questo lo scatto che bisogna fare, se non troviamo un lavoro. Eh, come quello di prima, è lo stesso, ma ne troviamo magari due che possiamo, dove possiamo impiegare le nostre competenze, siamo dei eh, temporary management. Secondo me va bene lo stesso, abbiamo più tempo libero a cui de per, per dedicarci alle cose che ci piacciono e comunque riusciamo lo stesso a mettere insieme uno stipendio. Quindi eh, non fissiamoci sul posto fisso, possiamo avere altre opportunità. Ecco, scusate, certo. ma questa è una no, cosa no, no, che. No, 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 è importante, è importante quello che. Che dici anche perché sono fermamente convinta di questo approccio proattivo? È ovvio che nell'approccio proattivo che bisogna avere, eh, ovviamente il clima attorno a noi a livello sociale, istituzionale, di territorio, ci deve un attimo, come dire, eh, rafforzare e incoraggiare. È ovvio che non tutte le regioni sono uguali, non tutti i comuni sono uguali. Eh, e quindi, Ma noi insomma... siamo in Emilia Romagna, quindi questo è un vantaggio competitivo che ci teniamo <ride> e cerchiamo di lavorarci. Quindi bravi i nostri amministratori che creano queste opportunità è vero è vero ce lo teniamo va bene eh, allora direi che eh, ringraziamo veramente tutti spero di non essermi dimenticata di nessuno eh, ci ritroviamo a partire da gennaio con altre azioni di divulgazione grazie Isabetta Scalambra grazie a, voi. a Cristina Mezzanotte Roberta Bortolucci, Sara Cirone e a presto a presto, a presto ciao, a tutti. Grazie, ciao. ciao a tutti ciao presto, ciao ciao ciao